Ragazzi, buon pomeriggio. Ciao a tutti ragazzi. Oggi edging, vediamo un'oretta così. La GoPro purtroppo non è carica molto, però dai, vediamo finché dura. Proviamo. Lui Giazzui, io Yamashita. Parto forte, poi magari. Testiamo la nuova canna. Mi raccomando, la frizione non deve essere chiusa. La frizione non deve essere chiusa. C'è un vento laterale da sinistra, ragazzi. Sperando che non aumenti. Siamo prevalentemente alla ricerca di calamari, però può capitare comunque sia la seppia sia il polpo. Diciamo che con un recupero così più i calamari, però siamo qui, vediamo. Bello, bello, vai, vai. Lascia la pertola, non lascia la pertola. Ragazzi, cambiamo. Lui lo avete visto quello che mette, arancione. Io vediamo, vado sull'azzurro prima che proprio diventa proprio scuro il mare. Questa è una Sound Nomura, molto bella ragazzi, usata solo una volta. Vediamo un po', proviamo ragazzi, dai, sappiamo che qua ci sono e noi tentiamo anche fino alle 6, 6 e mezza, 7. Finché si può, ci si prova. Tra poco dovrò spegnere la GoPro perché col buio non si vedrà niente, però comunque se prendiamo cercheremo di fare il video col telefono o metteremo le foto, ragazzi. Proviamo. Ragazzi, io per adesso chiudo e ci sentiamo dopo, vediamo se esce qualcosa.
ragazzi, ce l'ha, tiralo, vai, vai, bellissimo calamaro, ragazzi. Ragazzi, il mio primo in assoluto! Dai, dai! Dai, abbiamo cambiato spot, ragazzi! Siamo avvicinati di più alle rocce e è uscito il calamare, ragazzi! Dai, dai! Bellissimo. Ragazzi, che spettacolo! Il mio primo calamare in assoluto, ragazzi! Fantastico! Veramente fantastico! Ragazzi, le conclusioni ovviamente le faccio da casa. Spero che il video vi sia piaciuto. Finalmente sono riuscito a prendere un bel calamaro, ragazzi. Faceva 800 grammi, quindi davvero un bel calamaro. E volevo dirvi, perché mi sono accorto che nel video non ve l'ho detto, l'attrezzatura che ho utilizzato appunto in questa fantastica pescata. Allora, finalmente, ragazzi, ho preso una canna da edging, un mulinello da edging e appunto un trecciato sottile per fare edging. Allora, partiamo dal trecciato. Allora, come trecciato ho utilizzato un tubertini Viral dello 008, quindi un trecciato davvero molto fine. Come mulinello ho preso il Milo Cali 3000, di taglia 3000, di casa Milo appunto. È un mulinello davvero molto compatto che mi sta davvero piacendo, un porto di recupero molto veloce, è un mulinello davvero bello, mi piace, anche economico. E in più la canna, che è quella che mi piace di più, che finalmente ho una canna da edging, ragazzi, è la fassa, è una fassa che lancia da 2,5 a 3,5 con azione extra fast. Quindi una canna rigida ma con un'azione di punta molto, diciamo, molto sensibile. E riesco a fare davvero delle frustate, come avete visto, abbastanza dinamiche e senza avere troppi problemi. Quindi, ragazzi, finalmente ho un'attrezzatura adeguata e quindi posso fare un edging, diciamo, più tranquillo, sessioni di edging più tranquille. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi, anche se purtroppo la GoPro si è spenta, ma in qualche modo siamo riusciti a fare il video col telefono. L'importante è che vi sia piaciuto. Ragazzi, che dire, io vi auguro come sempre un buon mare a tutti. Seguiteci sempre, non solo su YouTube, ma anche su Instagram. Il link lo sapete, è sempre in descrizione dalla nostra pagina Instagram, per cui non fate fatica a trovarci. Lì scoprirete tutte le news di eventuali video nuovi. Però io vi dico che il sabato alle 11 uscirà sempre un nuovo video, ragazzi, ogni settimana. E io sono felice perché abbiamo superato, anzi, 100 iscritti, un traguardo importantissimo, ragazzi. Ma è solo grazie a voi che ci sostenete ogni video, sia con le visualizzazioni, con i mi piace e anche con i commenti. E questo ci fa davvero tanto piacere. Quindi, ragazzi, mi raccomando, seguiteci sempre, pescatori per passione.